Ciao, io sono Anna e questo è un video tier ranking, quindi un video in cui andrò a classificare qualcosa. Nello specifico andrò a classificare dei personaggi che mi avete consigliato voi su Instagram. Di solito questi tipi di video si fanno utilizzando degli schemi online e poi montando insieme la registrazione dello schermo e il video che sto girando in questo momento. Però io sono pigra, non mi va di fare questa cosa in fase di editing, quindi che cosa ho fatto? Ho creato questi deliziosi fogli, ognuno dei quali contiene una categoria e ai quali io andrò ad attaccare con lo scotch i nomi dei personaggi che ho scritto su dei bigliettini e inserito in questo bicchiere. La prima categoria è la categoria Marry Me. Quindi tutti quei personaggi che sono scritti talmente bene, che io amo con tutto il mio cuore e che sposerei molto volentieri. La seconda categoria è la categoria Best Friends Forever, quindi BFF, ovvero quei personaggi che sono comunque scritti molto bene, che mi stanno particolarmente simpatici, quelli con cui vorrei essere amica nella vita reale praticamente. Subito dopo abbiamo i semplici conoscenti, ovvero quei personaggi che comunque non mi dispiacciono, però per i quali non provo neanche anche tutto questo grande amore, seguiti dai personaggi palla al piede, quelli che non fanno proprio schifissimo, però che probabilmente il libro senza di loro sarebbe stato quasi meglio. Infine, categoria Burning Hell, quindi personaggi orribili, osceni, che io odio con tutto il mio cuore, che mi fanno venire i brividi se solo ci penso, e andranno lì. Partiamo subito con la prima estrazione. Jasper di Sei di Corvi. Allora, devo dire, Jasper mi sta molto simpatico. Non so però se mi stia simpatico tanto quanto altri personaggi che metterei nel BFF. Quindi per ora lo metto nei Best Friends Forever, nel caso poi al massimo lo sposto dopo. Secondo personaggio. Kitai! Piccino. Dalla guerra dei papaveri. Lui sicuramente è nei BFF. Gli voglio così bene. Se non avete letto La guerra dei papaveri ve lo consiglio tantissimo, sia perché è un gran bel libro e perché c'è Kitai. Estrazione numero 3. Darkling, dalla serie di Shadow and Bone, è il villain della situazione. Non lo odio visceralmente, sinceramente, mi è abbastanza indifferente. Boh, lo metterò in palla al piede, ma non lo so in realtà bene perché. Non è uno di quei cattivi che mi ha fatto dire proprio l'odio profondo della vita. Il prossimo personaggio è Sarin, scritto così, Sarin, del libro di Brandon Sanderson, Elantris. L'ho letto un po' di tempo fa, quindi non mi ricordo tanto i personaggi, ma mi ricordo che lei mi aveva fatto impazzire perché praticamente fa addestrare le altre donne a combattere, cose del genere. E mi ricordo che ero proprio rimasta molto affascinata da questo personaggio, che mi era piaciuto tantissimo. Non so se nei Best Friends Forever o addirittura nei Marry Me, ma i Marry Me per ora li vorrei lasciare per i personaggi ancora più proprio che stanno nel mio cuore al 100%. Quindi per ora Sarin la mettiamo qua nei Best Friends Forever. Jace di Shadowhunters. Shadowhunters l'ho letto un sacco di tempo fa ed ero innamoratissima di Jace, ovviamente. Bello, super egomaniaco, capello biondo, fluente. Se avessi fatto questo video a 14-15 anni sicuramente l'avrei messo nei Marry Me. Ora, sinceramente, è talmente tanto tempo che non leggo Shadowhunters che non penso potrei mettere Jace da nessun'altra parte che non nei semplici conoscenti. Mathias, non lo so pronunciare, comunque, di Sei di Corvi. Io devo ammettere che a me lui non piace tanto. Non mi ha detto molto nella duologia di Sei di Corvi, quindi lo metterò insieme a Jace. Gabriel De Leon, dell'Impero del Vampiro di J. Christoph. Sono combattuta perché non mi ha detto molto questo protagonista, sinceramente. Mi sa che lo metterò a metà. A metà tra i due, nel senso che se ci fosse stato un altro protagonista forse il libro mi sarebbe piaciuto di più, però d'altra parte lui comunque non è che abbia fatto un lavoro pessimo, quindi lo mettiamo lì nel mezzo. Magnus di sempre Shadowhunters, è sempre lo stesso discorso di Jace, l'ho letto talmente tanto tempo fa che non mi ricordo neanche chi fosse il mio personaggio preferito, probabilmente era Jace ma solo perché ne ero innamorata pazza. Anche Magnus direi che lo metterò insieme a Jace e Mathias nei semplici conoscenti. Young, questo è peso.
Young di Lei che divenne il sole di Shelley Parker Chan è un personaggio complicato, nel senso che è un personaggio molto molto grigio, però ha anche un suo fascino, si vede proprio che lui combatte con se stesso, con la sua interiorità, però non lo vorrei come amico perché mi inquieta profondamente e anche come semplice conoscente probabilmente mi farebbe un po' paura. Mi manca una categoria in cui io posso mettere i personaggi fatti bene ma che mi fanno paura e che quindi io tipo non vorrei nella mia vita. Metterò anche lui forse qui a cavallo di semplici conoscenti e palla al piede perché c'ha del buono ma non lo vorrei mai incontrare nella vita. Akiva dalla serie della Chimera di Praga. È uno di quei personaggi che mi piacciono, ma non è uno di quei personaggi che mi lascia senza fiato. Mentre leggo lo apprezzo molto. Quando poi smetto di leggere mi dimentico e mi rimane in testa soltanto l'idea di questo super fighissimo angelo meraviglioso e basta. Però in realtà è un bel personaggio lui. Quindi lo metterò, secondo me, nei best friend, anche perché è molto molto bello e quindi io mi devo circondare di persone affascinanti. Così, per sfizio. Zachary di Il mare senza stelle. Questo è un personaggio che non mi ha detto assolutamente nulla, ma proprio nulla di nulla. All'inizio sembrava quasi che avesse una mezza caratterizzazione, verso la fine non esiste più questa caratterizzazione. Mi è sembrato proprio che da metà libro in poi sia quasi scomparso, nonostante sia lui il protagonista. Lo metterò in palla al piede, che è diventata la categoria un po' dei me. Cioè quei personaggi che o sono scritti bene ma mi terrorizzano e non li vorrei mai nella mia vita, come Wu Yang, e i personaggi che non mi hanno lasciato assolutamente nulla, come Zachary. Io voglio che mi esca Gideon. E invece esce Patroclo, che va bene uguale, piccino. Patroclo dalla canzone di Achille di Madeline Miller. È un cuoricino Patroclo, cioè gli si vuole bene. Però anche lui non è un personaggio di quelli che ci ripenso tante volte. Quindi penso che lo metterò tra i semplici conoscenti. La 6 di corvi sempre. È molto difficile perché continuo ad avere l'impressione di aver scagliato i nomi delle categorie. Perché Marry Me sono i personaggi stupendi, meravigliosi, scritti benissimo, che io amo con tutto il mio cuore, ovvero Kaz. Però se io penso, mi sposerei mai Kaz Brecker per davvero? Non ne sono così sicura, nel senso che un pochino mi inquieta anche lui. Lo metterò a metà, tra il Marry Me e i Best Friend Forever. Tiago di La Chimera di Praga. Schifoso, orrendo, odioso, brutto, schifido. Muori, brucia nelle pene dell'inferno. Deve, mamma mia, lo odio. Lui sapevo che sarebbe stato uno degli unici personaggi che avrei potuto spiaccicare nella categoria Burning Hell senza nessun tipo di rimorso. Isabel di Shadowhunters. Non è mai stata uno dei miei personaggi preferiti e me la ricordo molto poco in realtà, quindi penso che la metterò sempre nei semplici conoscenti con tutti gli altri. Mia di Nevernight. È un gran bel personaggio, però non la sposerei, non è il personaggio migliore della vita. La metterò qui. Susanna della Chimera di Praga, e lei è sicuramente, per proprio in assoluto, il personaggio che io vorrei come mia migliore amica della vita. Quindi assolutamente deve essere inserita nei Best Friend Forever. Finalmente! Gideon. Bene, Gideon è in assoluto il mio personaggio che sto amando di più in assoluto negli ultimi anni. Gideon la nona e Harrow la nona sono infatti due tra i libri più belli che abbia mai letto in generale e negli ultimi anni, e io amo la follia Gideon, quindi non poteva che stare nella categoria Marry Me. Vaisra, o Vaisra come vogliamo chiamarlo, sempre da La guerra dei papaveri. Questo è l'altro personaggio che io, senza alcun tipo di remora, so di poter inserire insieme a far compagnia al caro Tiago, spero che si uccidano a vicenda, e che patiscano le pene dell'inferno. Piccola Harrow. Anche Harrow, sempre dalla serie di Gideon la nona, l'amo profondamente, ma non tanto quanto Gideon, quindi la inserisco sicuramente tra i Best Friends Forever, nonostante sia un personaggio oscuro e
complesso, mi farebbe piacere averla come amica. Rauden di Elantris di Brandon Sanderson è un bel personaggio, sinceramente, però anche lì mi è rimasto meno impresso di Sarin. Sarin mi ricordo bene che proprio l'avevo adorata, ogni parola che usciva dalla sua bocca per me era legge. Rauden comunque un bel personaggio che mi farebbe piacere conoscere, forse non lo amo abbastanza da poterlo inserire nei Best Friend Forever. Cady di Illumine, un altro personaggio di una delle mie serie preferite, anche Cady mi piace molto, devo dire, e sicuramente la vorrei come amica, anche perché è un hacker. Quindi alla mia gang di criminali praticamente si aggiunge l'hacker, che può essere sempre molto utile, devo dire. E concludiamo la triade dei personaggi di Elantris con Raten. Raten è un personaggio grigio molto particolare. L'ho odiato, però gli ho anche voluto bene in un certo senso, perché è uno di quei personaggi di cui tu capisci la cattiveria, quei personaggi cattivi ma umani in un certo senso, e è scritto molto molto bene, quindi io penso che lo metterò insieme a Ouyang, perché sono entrambi personaggi grigi, oscuri, ma scritti molto bene, che io però non vorrei mai incontrare nella mia vita, che però non voglio mettere nella categoria palla al piede, perché poverini, cioè sono comunque scritti bene. Karu, un'altra che amo profondamente dalla serie della Chimera di Praga. Anche lei penso che sicuramente come Best Friend Forever mi farebbe molto piacere. Diventa una gang sempre più bella quella dei miei best friend. Davvero la apprezzo molto. Mal. Ecco, questa è la perfetta definizione del perché è utile la categoria palla al piede. Stavo cominciando a pensare che fosse una categoria inutile, ma devo dire che è la categoria fatta su misura per Mal, soprattutto nei primi due libri della serie. Infatti Mal è della serie di Shadow and Bone, quindi Tenebre e Ossa. Nei primi due libri è assolutamente una palla al piede. Inutilità fatta a personaggio. Fortunatamente, a mio parere, nell'ultimo libro un pochino si risolleva, ma rimane comunque un personaggio che non amerò mai particolarmente. Tyler di Aurora Rising. In tutta la serie di Aurora Rising non è che ci siano sti personaggi eclatanti da dire che sono stati scritti in chissà quale maniera magistrale. Sono un po' tutti un po' piattini, un po', anzi soprattutto sono delle caricature, un pochino, un po' stereotipati. Tyler è uno di quelli che mi sono piaciuti di meno, perché è proprio il tipico biondo, bravo, bello, leader, però niente di quello nobile, no? Dall'animo nobile, che si impegna, bla bla bla. Non usciva per niente da quello stereotipo, da quella scatola lì, e anche lui mi sa che lo inserirò nei personaggi palla al piede. Poverino, lui non fa niente di male, però non è scritto abbastanza bene, secondo me, da poter essere inserito nei conoscenti. Venka, dalla serie La guerra dei papaveri. Anche Venka, gran personaggio. Davvero un bellissimo personaggio. E anche lei, devo dire, che un posto nei miei Best Friend Forever se lo merita, insieme al piccolo Kitai. Ofelia della Traversa Specchi. Anche lei è un personaggio molto carino. La serie della Traversa Specchi, se non l'avete letta, è molto particolare. Non so perché, come atmosfera, mi ha ricordato molto il mondo di Miyazaki, dello studio Ghibli. Ofelia, sono molto indecisa su dove inserirla. Nei BFF ho inserito personaggi a cui mi sono proprio molto molto affezionata, e Ofelia, per quanto io le voglia bene, comunque non è che l'ho proprio amata visceralmente, ecco. Quindi la inserirò a metà tra i best friend e i conoscenti. Dorian del Mare Senza Stelle, come anche Zachary, che ho già inserito nei personaggi palla al piede. Anche Dorian mi ha detto ancora meno di Zachary, ma in generale quel libro secondo me non è fatto, non è scritto per avere dei bei personaggi, è scritto per scrivere atmosfere, perché l'autrice è molto brava in quello, ma nei personaggi purtroppo non è altrettanto esperta. È uscita Yante, della serie sempre di Gideon la Nona, e anche lei è un personaggio molto strano, non la so definire esattamente, non so neanche
se mi sia simpatica o meno. Sicuramente non la vorrei nei miei best friend perché mi turba, non, insomma, è un personaggio molto contorto. E probabilmente la metto nei semplici conoscenti, diamole il merito di essere un buon personaggio scritto molto bene. Thorn di la serie dell'Attraversa Specchi. Anche lui lo metterò a far compagnia a Ofelia perché senza uno non c'è l'altro, insomma, diciamocelo così. Rin dalla serie La Guerra dei Papaveri. Ci sono un sacco di personaggi della serie La Guerra dei Papaveri perché l'ho appena finita di leggere e abbiamo fatto il gruppo di lettura. In molti di voi avevano partecipato al gruppo di lettura e quindi giustamente ci dovevano essere tutti i personaggi della Guerra dei Papaveri. Rin è epica, è un personaggio, penso sia il personaggio meglio caratterizzato di cui io abbia mai letto in assoluto. Per questo motivo si merita, secondo me, di stare nel Marry Me, nonostante io non la sposerei mai, perché è un personaggio profondamente problematico e oscuro e complesso e traumatizzato e non lo so, è un personaggio molto molto complicato, però per il livello di cura e di attenzione che l'autrice ha utilizzato per scrivere di lei, si merita assolutamente di essere nei best personaggi ever. Altan, sempre della Guerra dei Papaveri. È complicato qui perché la mia percezione di questo personaggio è cambiata molto nel corso dei libri. Non posso dirvi perché. Però la metterò lì a cavallo e non vi posso spiegare perché è abbastanza spoiler. Leggete la trilogia così poi possiamo parlare di Altan. Nicolai, di la serie di Shadow and Bone, lui è uno dei personaggi che mi hanno un po' fatto rivalutare questa serie, nel senso che quando ho letto il primo libro ero rimasta proprio underwhelmed a livelli stratosferici. Poi ho letto il secondo, è comparso lui, ho detto ok, dai, un pochino meglio, insomma. Lo metterò nei semplici conoscenti, però, perché non è a livello di questi personaggi qua nel mio cuoricino. Ormai sto firmando da un bel po' e ho bisogno di un ultimo personaggio per poter essere convinta che questo video sia degno di essere concluso. Anzi, ho bisogno di ben due personaggi che ho appena pescato. Sono Neza, sempre di la Guerra dei Papaveri, perché non potevo classificarli tutti e lui lasciarlo escluso. Lo metterò sicuramente qui, nei best friend, insieme a Kitai e a Neza, perché gli si vuole tanto tanto bene e volevo assolutamente inserirlo in questa meravigliosa classifica. Ma l'ultimo di cui io avevo bisogno per poter concludere questo video è lui, Aidan, della serie di Illumine, degli Illumine File. Aidan è un'intelligenza artificiale, sadica, folle, misericordiosa a detta sua. Penso sia uno dei personaggi che mi hanno affascinato di più, di tutti quelli di cui abbia mai letto, e assolutamente lui ottiene il posto in Merry Me insieme a Gideon e a Rin. E se ci si fa caso, si può osservare come questa triade abbia compreso anche Casa, se si vuole considerare. Non siano personaggi particolarmente sani di mente e il fatto che siano in Merry Me comunque mi fa riflettere, ecco. E devo dire che anche la gang di Best Friends è qualcosa che apprezzo tanto, perché comunque abbiamo Cady, Sarin, Jasper, Karu e Akiva, Susanna, perché giustamente bisogna anche tenere insieme i personaggi delle stesse serie, così come anche Neza, Kitai e Venka, Harro, che poi farebbe compagnia a Gideon, Mia, che se ne sta un po' nel suo, però se tipo dovessi mai vendicarmi di qualcuno, so che posso chiedere a lei. Per il resto devo dire che anche le altre categorie mi sembrano abbastanza eque e quindi possiamo concludere questo video. Quindi grazie per essere arrivati alla fine di questo video, sicuramente in futuro farò degli altri video tier ranking, che sia con personaggi o con libri, vedremo. Comunque, può essere anche che io vi chieda di darmi una mano, sempre consigliandomi dei libri o dei personaggi da classificare, e ve lo chiederò sul mio profilo Instagram, Pizzichi di Libri, quindi se volete sicuramente potete seguirmi anche lì, oltre che qui sul canale. Oltre a questo, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!